Perché a me qualche volta di sera mi sembra che davanti agli occhi m'appaiono delle ombre così svolazzanti, tutte bianche. Ma come tutte bianche? Quella è la catarata, ma la... E andiamo a conoscere allora anche loro, saranno fanosi, che ci propongono che cosa? Quest'anno proponiamo un qualcosa di ardimentoso, portiamo un testo liberamente tratto di De Filippo, che si chiama Non ti pago, trasformato praticamente in una versione fanese della commedia, quindi tentiamo un qualcosa di veramente complicato, ma sicuramente molto divertente, perché le sue commedie sono... la commedia senza una commedia, ma la commedia. Quest'anno siete particolarmente contenti perché c'è una new entry nella vostra squadra? Quest'anno siamo particolarmente contenti perché per la prima volta abbiamo con noi Agnese, una ragazza che per la prima volta si affaccia sulle scene. Siamo contenti, giovanissima, siamo intorno ai 17 anni e quindi ben contenti di proporre anche giovani che fanno un qualcosa di interessante, di culturale e di divertente soprattutto. Anche io come giovane, insomma, poco più di 17, però ancora. Bene, allora promuoviamo anche questi giovani talenti e anche a loro, insomma, auguriamo di essere fanosi. Agente speciale in seconda, Mino Tauro. Questo si chiama rinoceronte, l'altro si chiama Minotauro, ci armasti Giulio Corni, e no, si chiama posto.